tappa a Vallo della Lucania, l'iniziativa Pedala Acqua Assisi, un pellegrinaggio in bicicletta dalla Sicilia ad Assisi di 3 volontari dell'Associazione di Solidarietà e Cooperazione Internazionale, il VIA. Vito e Gabriele Restivo ed Elisa Bobba viaggiano per manifestare con la fatica del corpo e con la gioia degli incontri la speranza e l'impegno per un mondo più giusto e solidale. Siamo 3 persone, 2 uomini e una donna, veniamo da Palermo e stiamo facendo questo pellegrinaggio da Palermo ad Assisi in bicicletta nell'anno del Giubileo perché vorremmo evidenziare alcune cose. I ciclisti per l'acqua stanno percorrendo lo Stivale da Palermo ad Assisi, fermandosi in 16 tappe in Sicilia, Calabria, Campania, Lazio ed Umbria. Nei giorni scorsi sono stati anche a Vallo della Lucania. Ad ogni tappa i protagonisti di Pedalacqua sono accolti dalle comunità locali con l'organizzazione di un evento per lanciare insieme un messaggio di giustizia e di solidarietà. Vogliamo anche pedalare per festeggiare 50 anni dell'associazione LVA, 50 anni di vita e di servizio all'Africa, rinnovando l'impegno per il futuro perché questa associazione possa continuare in questa lotta per la giustizia tra i popoli e per l'eguaglianza tra i popoli. Vogliamo anche manifestare il nostro malcontento per il fatto che dal 2011, da quando il popolo italiano si è espresso con il referendum per una gestione pubblica dell'acqua, ad oggi questo bene così prezioso, vitale, importante per la vita, è gestito privatamente ed è un bene con il quale si fa profitto. Nel centro cilentano sono stati accolti dal gruppo Boy Scout. La Pedalacqua è partita simbolicamente il 15 luglio con la tappa Palermo-Castelbuono, continuando il 9 e il 10 settembre con le tappe Castelbuono-Gioiosa-Marea-Messina. L'idea è di Vito e Gabriele Restivo, siciliani, padre e figlio, appassionati di sport, volontari il VIA, impegnati nella campagna Acqua e Vita per garantire l'acqua alle popolazioni di diversi paesi africani e fondatori dell'associazione Vivi e Lassa Viviri, attiva in Sicilia con azioni di informazione e sensibilizzazione sul diritto all'acqua come bene comune in Italia e nel mondo. E infine vogliamo anche pedalare per mettere in contatto, in relazione, tutte quelle realtà di resistenza civica ai poteri mafiosi che lungo il percorso abbiamo incontrato e che incontreremo, perché riteniamo che questa sia l'Italia più bella, l'Italia del bene comune, l'Italia che lavora per un futuro migliore. E non posso non ringraziare gli amici scout di Vallo della Lucania per l'accoglienza che ci hanno riservato.